Il debutto di This Is Me su Canale 5 ha segnato l'inizio di un programma che celebra i talenti emersi da amici. Condotta da Silvia Toffanin, lo show ha visto la partecipazione di volti noti come Emma Marrone, Irama e Giuseppe Joffre. La scelta di Toffanin di abbandonare Verissimo per questa nuova sfida in prima serata ha sorpreso molti, ma ha dimostrato la sua versatilità come conduttrice. Durante la prima puntata, Emma ha ripercorso il suo percorso in Amici, rivivendo momenti significativi della sua carriera. L'artista ha mostrato il suo lato più vulnerabile, emozionandosi nel rivedere immagini di 15 anni fa, un periodo cruciale della sua vita. La sua partecipazione al talent show è avvenuta in un momento difficile, subito dopo aver vinto una battaglia contro il cancro. Emma ha descritto come questa esperienza abbia cambiato la sua vita, sottolineando il supporto fondamentale di Maria De Filippi, che considera un pilastro nella sua carriera. Nonostante il successo della sua ospitata, il look di Emma Marrone ha suscitato polemiche. L'artista ha indossato un abito oversize firmato Marni, parte della collezione autunno-inverno 2024-2025, caratterizzato da un effetto graffito. Molti spettatori hanno ritenuto che l'outfit non valorizzasse la sua figura, portando a numerose critiche sui social. Emma ha optato per un trucco semplice e naturale, abbinato a capelli sciolti, ma il risultato finale non ha convinto tutti. Il costo dell'abito, che si aggira intorno ai 1000 euro, ha sollevato ulteriori discussioni, evidenziando come le scelte di moda delle celebrità